Ci siamo! Allora, io questo video non lo volevo fare. Sì, sì, cosa sei, no, Ciccio Gamer? Sei... Sinceramente no, non ci sto. Iniziamo subito, non perdiamo tempo perché ho un sacco di Vai. Primo, hai mai dato un bacio a qualcuno in pubblico? Sì. Quindi che c'era altra gente che ti vedeva? Sì. Ah, quando? Sì, non devo specificare, sì, tu? Sì. E allora, vedi, entrambi, sì. Ok, quando? Quando tu? Io un sacco di volte. Giusto un po' di volte. Un po' di volte? Un po' di volte vuol dire due, massimo. Sì, sì, da un po' di volte è arrivata a due, chissà quante volte. Ora, questa, spero che tu dica no. Hai mai vomitato per l'alcol? Quindi che hai bevuto un po' troppo e hai vomitato? Mai. Non hai mai vomitato? Ma non bevo tanto io. Perché ridi? Mi prendi la tua faccia! Perché ridi? Purtroppo è successo, però non fatelo voi. Non fatelo, ragazzi. È successo tipo al mio compleanno, mi era successo, ma vabbè, ragazzi. Da me, non lo fate. Ok, no, sì, io non ho mai vomitato, no, veramente, no, non ho mai vomitato. Ci credo, ci credo. Non dovrei crederci. Comunque, le persone professionali, sai cosa fanno quando fanno i mai? Usano il cartello, è presente? Ok, però non siamo professionali. Noi non siamo professionali, quindi non lo utilizziamo, lo diciamo a voce. Hai mai dormito con un ragazzo, con una ragazza? Magari non hai fatto neanche niente, però hai dormito nel letto con un ragazzo. Sì, vabbè, con i miei amici, quando facevi i pigiama party. Ah, perché tu dormivi nei pigiama party con i tuoi amici? Non hai mai fatto pigiama. Porca giona! Chiaramente anche io sì. Andiamo avanti. Hai mai fatto la pipì in piscina? Io la faccio, ma ragazzi. Ma chi è che non l'ha mai fatto, raga? Io la faccio più volte in piscina che nel bagno di casa mia, dico tutto. Che schifo, dai. L'ho fatta anche, sai quando? Quando eravamo alla piscina tutti insieme nel video quello lì. Va bene, facciamo così però, stop. Anch'io l'ho fatta lì, quindi. Lo giuro. Hai mai fatto il bagno in piscina al mare in nudo? In da ridere. Sì, io sì. Sai che no, mai? Io sì. Assurdo! Ti sei mai innamorata di un tuo amico? No. Io no, perché non ho amiche femmine, ragazzi. L'amicizia tra maschio e femmina non esiste, ma quindi smettila. No. Allora. Ah, mi sono dato un pugno nelle palle. Hai mai rischiato? No, mi farò ancora male le palle. Che te lo giuro. No, mi farò malissimo. Mi farò male. Sto mangiando. Hai mai rischiato di morire? Sì. Ok, sì, vabbè, basta vedere quando magari... Ieri, cioè... Perché? La cosa che ti ho raccontato, che ci stavamo seguendo in macchina con uno in autostrada. Vabbè, no, io anche magari quando attraverso le strade... Scusate. Anche se magari... Non guardi, perché tanto se ti investono ti pagano. Dicono, poi non so se è la verità. Ma non è vero, ma non è vero. Hai mai fatto una pazzia per amore? No. Non hai mai fatto una pazzia per amore? Pazzia a livelli esagerati, no. No, io dico così, ma neanche io, eh. Sono una delle poche persone di 18 anni che non mi sono mai innamorato. Spoiler, è andato a vedere l'alba alle 4 di mattina, si è svegliato alle 4. Ma che c'entra, è il giorno prima di San Valentino. Hai mai mentito alla polizia? Hai mai mentito alla polizia? Io no. Non hai mai mentito alla polizia? Ma non mi hanno neanche mai fermato, tipo a me. Ma te che l'ho mai fermato in giro? No, mai. Veramente? No. Anzi, sì, sì, scherzavo. Quando? Sì, sì, quando c'era la zona rossa. Perché? Così detto? E che io ero fuori. Ah, in zona rossa sì, ma raga, non zona perché rossa, sono... Ah, mi è successo un botto di volte. Non perché, stop, non perché andavo in giro in zona rossa, ma perché magari andavo da Alex a registrare e mi fermavano e gli dicevo che avevo dimenticato un cavo a casa sua. Sì, solite cioè, cagate. Esatto, esatto. Io eravamo nella zona rossa 2 anni fa col Covid, quando ero fidanzata ancora, ti ricordi? Con... e ce l'avamo visti, però era zona rossa, lui è venuto qui e quindi mi avevamo messo in giro. Hai mai dato dei soldi ad un senza tetto? Io sì. Sì, io sì. Io ho fatto anche un video dove ho dato 50 euro a tutti senza tetto. No, è vero, è vero, è vero. Ricordo il mio su TikTok dove davi nuggets al senza tetto. E sai cosa ho fatto anche a un senza tetto? Gli ho regalato una casa come Crazy Mad. Questa casa che vedi alle spalle è sua! Dovete assolutamente schiacciare il pulsante rosso qua sotto perché il raggiungimento degli 800.000 iscritti per colpa vostra sarò costretto a lanciarmi da un aereo. Iscrivetevi! Hai mai pianto per amore? Sì. Vabbè, sì. Sì? Cioè? Sì, punto. No! Non ci posso credere! Non ma ci posso... Ma cavoli tuoi! Non ci posso credere! Devo bere un po' di tè perché sto male. No, perché ho sete, ragazzi. Tu? Non mi sono mai innamorato come ho fatto piangere per amore, Sara. Fatemi innamorare di voi, così posso nel prossimo e mai poter dire ah, mi sono innamorato. Sì. Ti sei mai innamorata di un influencer? No. No. Ok, ok, ci sta. Perché ti tocchi il naso? Incredibile! È una menzogna! Però vogliamo sapere di chi adesso, perché è come se avessi detto un sì, è come se avessi detto no. È come se avessi detto la mia sì. Risposta è no, la mia risposta ufficiale è no, poi quello che vuoi capire tu capisci, io ti ho detto di no. Vabbè no. Raga, ok, hai mai detto una bugia in questa intervista? No. Allora, no. Non so Rick, non so. Tu dici, non so Rick. Hai mai detto una bugia? No, zero, sono serio al 100%. Hai mai fatto qualcosa di illegale? Vabbè, sì. Faccio un esempio. Uscire quando c'era la zona rossa è legale. Un'altra cosa? Io ho fatto una cosa illegale. Uscire quando c'era la zona rossa. Altre cose? Io te ne ho detto una. Stop, sì. Ve ne dico una io. Bere da minorenne, ragazzi. 2008 che è? Tu cosa hai fatto di illegale?
illegale. Beh, bere da minorenne. Vabbè, che c'è? Io sono maggiorenne. Guardi, di hai mai mentito sulla tua età? Mai. Non hai mai detto, non hai mai mentito? Sai che ci sono un po' di persone che conosco io meglio. Io allora, raga, ve lo giuro. Quando conosco io prima di andare in discoteca, tipo con i miei amici, se è una discoteca di gente grande, con i miei amici dico ok, io sono 2002, tu sei 2002, tu sei 2002, tu sei 2003. E così sappiamo tutti l'età degli altri. Ah, vabbè, sì, in discoteca sì. Perché tu in 14 anni sei mai andato in discoteca? Vergogna, vergogna. Hai mai fermato qualcuno per strada scambiandolo per un tuo conoscente? Oh! Tantissime anche volte. Anche a 5 anni quando sbagliavi mamma e davi la mano a un'altra signora. Quello che non ho mai fatto. Hai mai spiato qualcuno dalla finestra? No. No, non... mi hanno spiato, ma io non ho spiato. Ah, è vero, quello me lo ricordo. Raga, c'era uno nella finestra esattamente di fronte a voi. Che mi spiava, raga, non sì, lo so. Esatto. Hai mai sognato un tuo ex? No. Non hai mai sognato un tuo ex? Neanche. Vabbè, no, sì, potrebbe essere capitato, però in serio. Ok, hai mai sognato una persona di cui ti eri innamorata? Sì. Chi? Innamorata, che mi piaceva tanto. Chi? Cavoli miei. Hai mai inviato un messaggio sbagliato a qualcuno? Aspetta, in questo senso intendevo che magari volevi inviarlo ad una persona e l'hai inviato ad un'altra. Senti, a me sai cosa mi è capitato una volta? Mi ricordo che avevo litigato una prova, stavo insultando con i miei amici su WhatsApp, mandando un messaggio a lei. Guarda, no, l'ho eliminato subito, mi ricordo che aveva soltanto una spunta. Però. A me su Instagram è capitato. Comunque alcune volte, tipo, non so perché, ho la sensazione di aver messo una foto nelle storie che non dovevo mettere. Quindi ogni volta vado su Instagram e vedo perché ma che cavolo. Vabbè, ragazzi, mia sorella poverina. Chissà che cavolo ha messo. Hai mai pianto guardando un film? Sì, sempre. Sai che a me non è mai anche capitato. Anche guardando Sanremo. Vuoi vedere un video dove piango mentre guardo? No, lo voglio vedere perché ti insulterei per un quarto d'ora. Quindi meglio che non lo vedo. Hai mai detto una bugia ai tuoi amici? Sì. Io non voglio uscire. Ho il piede rotto, la gamba rotta, il braccio così. Fra, ma ti sei fatto la mia ex? Ma va! Sto scherzando, eh. Hai mai detto una bugia ai tuoi genitori? Sai che io raramente. Cioè, magari qualche volta sì, ma proprio raro. Potrebbe essere successo, ma sì, raro. Raramente. Sei mai scappata dal ristorante senza pagare? No, io no. Allora, mi è capitato una volta proprio un video. Hai mai rubato qualcosa in un negozio? Mai. No. No, forse le caramelle. Le caramelle tipo dal tabaccaio. Prendevo le caramelle da piccolo. Io sì. Mai. Il mio iPhone 14 l'ho rubato, che cavolo vuol dire? No, mi è capitato da piccolo a rubare all'OBS tipo gli smalti. No, oppure sai cosa? Io le carte Yu-Gi-Oh! Ai miei amici però a scuola. No, raga, però non si fa. Alice, se vedi questo video ti ho rubato una carta di Yu-Gi-Oh! Hai mai vomitato in un luogo pubblico? Io non vomito da quando avrò tipo 3 anni. Io non vomito mai. Hai mai vomitato in un luogo pubblico? No, sai che in un luogo pubblico mai? No, no. Al tuo compleanno dov'è che hai vomitato? Sul marciapiede hai vomitato, sì, davanti a casa di Giuse in un luogo pubblico. No, vabbè, non c'era nessuno. E ora, ultima domanda, più importante. Ti sei mai innamorata di uno che si chiama? Quindi raga, bro. Good boy. Da me che vuoi. Fast life.